Vediamo se pubblica. Buongiorno a tutti, ragazzi. Buongiorno e bentrovati. Buon venerdì. Siamo infine giunti all'epilogo settimanale con il DAX che è praticamente on top, a poca distanza praticamente dai massimi annuali, quindi comunque la situazione persiste come da aspettativa in maniera positiva. Aspettiamo qualche minuto perché ancora non c'è nessuno nell'attesa. Ok. By the way, intanto si può parlare, tanto ci sarà la registrazione. 38% di ritracciamento di tutto il movimento dai minimi dell'anno scorso ai massimi storici, sempre l'anno scorso, casca a 11.580, 11.570, quello è il nostro target, ce lo aspettiamo lì e quindi rimaniamo. Lo levo sta roba qua, non ci serve a niente. Andiamo a vedere a un minuto cosa accade, perché proviamo comunque a seguire il trend di 3 settimane. Siamo venerdì, siamo vicini ai massimi di ieri e quindi proviamo ad entrare. Sfrutteremo eventualmente una lettura di iper venduto dello stocastico a 1 minuto per piazzarci. Metterò una miserrima size per poter tenere lo stop sotto i minimi di oggi, quindi sotto 400. Indicativamente cercheremo di fare un paio di euro al punto, non di più, visto che poi mercoledì non c'è stato modo di operare. Cercheremo di farlo almeno quest'oggi. Io nel frattempo poi ricordo e faccio presente a chi non lo sapesse che abbiamo lanciato un'iniziativa, sarà poi una puntata diciamo pilota, perché se la cosa funziona la rendiamo un format. Mercoledì prossimo 27 febbraio dalle 20:15 alle 22, webinar gratuito 1 ora e 45, estendibile eventualmente a 2 ore se vedremo che non vi cala la palpebra. Presentazione di una strategia con indicatore e ebook di presentazione, più ci sarà l'intervento di Massimo Mondò che ha creato una formula Masaniello per il money management, spiegazione del money management assolutamente rivoluzionaria, con consegna al foglio Excel che vi consentirà di applicare questo money management. Con questo paio d'ore che passeremo insieme vi farò cambiare la vostra testa e la vostra percezione del trading. Dobbiamo cambiarla, cambiamo quelle che sono le false credenze, i falsi miti del trading, e naturalmente saranno anche delle considerazioni molto importanti di ordine psicologico, perché money management e psicologia del trading sono assolutamente correlati, e quindi vi aspetto mercoledì prossimo. Ad ogni modo seguite qui sul canale, mi seguite su Facebook, Campanella, perché ricordiamo la campanellina, importante per le notifiche. campanellina, e naturalmente appunto seguiteci perché ci saranno tutti gli aggiornamenti e vi farò poi vedere una cosa, e che cosa, che abbiamo sviluppato ultimamente e che vi sorprenderà e vi alletterà. Quindi non perdetevelo, anche perché tutto il pacchetto, quindi software più ebook più foglio di money management, solo a chi partecipa in diretta, perché giustamente noi ci mettiamo a lavorare la sera, che siamo anche avanti, quindi finiamo di lavorare alle 11 di sera. E quindi chi
chi vuole il tutto si prende la briga, se ha altri impegni, la lezione di flauto dolce, il kizomba, eccetera, 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 la prossima volta Esatto. venite, si guardate. Così noi siamo contenti, voi siete contenti e facciamo un bel passo in avanti. Poi, come ripeto, se funziona la cosa, se piace, se ho partecipazione, su Facebook l'altro giorno quando l'ho annunciato, abbiamo fatto 350 like tra mia pagina e Traderpedia. Ringrazio Stefano Fanton pubblicamente. Esatto. Quindi se avremo questo seguito, rendiamo l'iniziativa un format, ne facciamo volentieri uno al mese, quindi riceverete un sacco di strategie, tutto gratis, spirito di diffusione e speriamo che piaccia, se piacerà appunto, andiamo avanti con questa cosa che ci piace assai. Qui vediamo Prima se... di partire col DAX, transizione, sì, possono vedere il Adesso... grafico anche i nostri Facciamo vedere il amici, perfetto. grafico e vediamo se riusciamo a fare sta piazzata sul DAX e a tirarcela a 500. Mi piacerebbe, ove possibile, comprarmelo qua, eventually. Mi piacerebbe, sì. Siamo a 5 punti. Sì. Io oggi vi chiedo umilmente pietà di me perché ho avuto una notte tribulata e quindi sarò Allora, scarsamente lucido. non sei stato il solo, No, per un verso o per l'altro, però tu no. comunque. Se no, non pensiate che siamo andati a spassarcela qua perché viviamo Purtroppo al no, mare, non è purtroppo. affatto così. Anche se devo dire che oggi sembra una giornata estiva italiana, Oggi perché si promette può stare in bene. maniche corte già qui. Se lei non è in stato di derelitto, si può anche Sì, uscire. Sarebbe operare. anche il caso, insomma, dopo massimo impegno, massimo sforzo, mi sto preparando al meglio per il webinar di mercoledì prossimo perché è un evento al quale tengo parecchio e quindi partecipate, se no veramente stavolta mi ingazzo. Niente, va bene, dai, la compriamo. A Sì, prescindere, prima che anche vada via. prima che sia troppo tardi e crepi l'avarizia, lo stop. Intanto lo piazzo qua, vedete, sono 110 euro, se li possiamo permettere. E il target lo metto a 11,5. Ah. Quindi Ok. una pesatissima cifra di 92 euro che schifo non si fanno. Quanto range c'ha di oggi DAX? Una cinquantina di punti. Ok. Allora, Michele, noi siamo a Cipro. Sì, Cagliari penso che abbia più o meno caratteristiche simili, anche perché io sono siciliano, quindi Nella siamo lì. bellissima Cagliari ci sono stato, mi è piaciuta molto. Allora, vediamo come si dipana la situazione. L'oro, vediamo settimana prossima se ci consentono un'entrata. Petrolio verso i target annunciati. SP500 andrà a 2850. Euro-dollaro, vabbè. Vi rinunzio perché ti avevo dato, non mi ricordo neanche quanti giorni fa, un long a 1.1305 con target 1.1395. L'ho chiusa ieri per pietà con 25 pip di gain perché non ne potevo più. Cioè, non è possibile che con lo stop a una figura di distanza, il target a una figura di distanza, dopo N giorni sei ancora lì. E per sfinimento l'ho chiusa perché non se ne poteva più. E basta.
Buongiorno Marco, buongiorno a tutti. Belli e brutti, ma qua siamo solo belli, quindi. Naturalmente liberi di fare domande inerenti a operazioni aperte, eccetera, eccetera. Saremo lieti di rispondervi. Esatto. Fuzzi, consolida, ma sentite anche voi questo odore di breakout nei massimi. Ecco, per Marco, come siamo su DAX, siamo appena entrati sui poco più dei massimi di oggi, sì. Sì, Siamo. zona massimi di oggi, ma ipotizzando che ci sia voglia appunto Tornare su. di breccare i massimi di ieri, vista comunque la ripresa. Poi a considerazione vale sempre il discorso che vi avevo fatto al tempo quando avevamo iniziato sull'oro. Quando i mercati si stabilizzano bene attorno a una resistenza e non mostrano particolari segni di rifiuto, tutto ciò chiama a un possibile breakout, e quindi ci proviamo e vediamo, anche perché tanto se prende lo stop non succede tanto, perché siamo piazzati con una size miserrima, e quindi comunque va bene così. In ogni modo, ecco, faccio vedere anche l'operazione. Siamo entrati 11.453, lo stop loss è 11.398, il target è piazzato a 11.5 tondo. Poi valutiamo eventualmente se salta questo massimo. Valutiamo eventualmente se e come viene fatto il movimento, perché poi comunque abbiamo visto che ultimamente si va molto a strappi, quindi eventualmente comunque se saltiamo sopra 11.466, che è il massimo di oggi, io mi aspetterei anche un allungo a 11.5, proprio direzionale, veloce, rapido Cioè, è e proprio quello indolore. che ci sta dicendo Marco in chat. Cioè, Marco ha la nostra stessa visione sul DAX, anche Sì, lui. infatti ci siamo piazzati per quello, Marco, perché anche noi pensiamo al breakout, quindi l'idea è questa. Per Vincenzo, allora, per iscriversi mercoledì prossimo non c'è neanche bisogno di iscriversi, cioè Siamo qua. semplicemente venite sul canale come ogni mattina, presentate lì 20 e 15 puntuali e si parte. Per quanto concerne oro, allora l'ingresso di oro. Io ho fatto un'intervista su Money, che non so se l'hanno già pubblicata, avevo detto che 25 poteva essere una possibile entrata, però dato l'allungo ribassista di ieri, a codesto punto è molto probabile il breakout del minimo, e quindi comunque un bel livello sarebbe questo 1312, diciamo indicativamente. Se per caso, per qualche motivo, o per meglio dire, per eccezione alla regola, si assistesse a un mancato breakout del minimo di ieri dell'oro, il segnale eventualmente di entrata sulla forza e recupero del 61,8 1333 e 50 eventually. Quindi i livelli interessanti sono 1333 e 50 se e solo se non rompe il minimo di ieri. Se rompe il minimo di ieri, lo aspettiamo qua a 1312, dove c'è tutta questa base piatta, in più transita anche la media delle quotazioni dell'ultimo mese. That's it. Adesso qua siamo in fase cazzagement e vediamo se hanno voglia di fare qualcosa di pimpante. Intanto vi spoilero cosa vi farò vedere.
Vedete? Questo Schuster. Grande, Schuster. Grande soddisfazione questo giocatore. Schuster sarà un giocattolino che dopo che avrete visto quello che vi dico mercoledì sera, la notte non ci dormirete. Ve lo dico già. Ve lo dico già. Se poi siete cultori del calcio e il nome Schuster vi dice qualcosa perché fu un grande centrocampista, sì, è intitolato proprio a lui e poi vi spiegherò il perché. A me piace dare nomi bizzarri ai miei sistemi. Abbiamo messo la C per questioni pratiche, solo per quello, che comunque il nostro sistema funziona. Ecco, colgo l'occasione per ringraziare pubblicamente Matteo Sarno, che è il nostro programmatore fidatissimo, from Italy, dai nostri uffici italiani. Esatto, Stefano, proprio lui, Ben Schuster, l'angelo biondo, Der Blonde Engel. Il mio tedesco fa schifo, ma non è che sia proprio facile come lingua. Abbastanza ostica e paragnostica. No, vediamo se hanno voglia di qualcosa di bello, eh. Dire Stefano, sai, l'angelo biondo. Audien, Caldien, Spike, strani. Sì, ma in generale ci sono movimenti beffardi ultimamente e bisogna anche capire cosa vuole fare il mercato da grande. Tutto sommato credo che, almeno per quanto concerne azionario, ci siano ancora degli spazi, dei margini. A Schuster a me calcisticamente ricordava un po' Nedved, cioè comunque un centrocampismo incursore, dinamico, con il vizio del gol, tra l'altro, cioè aveva una media quasi di un gol ogni due partite, cioè meglio di tanti attaccanti. Eccezionale. Molto lì spendendo il mio cellulare. Sì, il mio proceda. Antonio, sembra individuare compressione di volatilità, ma Schuster va a lavorare in un certo modo su quelle compressioni di volatilità e poi vi faremo vedere come. Mi va a ascoltare. Ma vedo che molti di voi conoscono Ber Schuster. Sì. So. Vabbè, è un giocatore, comunque, Barcellona, quali sono state? Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid, Eintracht di Francoforte. Non male, devo dire. Grande giocatore. Vediamo se parte il breakout. Intanto Matteo ci chiede, cioè non vede la nostra live, l'abbiamo appena ringraziato e non riesce a vedere la nostra live. Prova a rispondere. Per Marco Dax abbiamo target a 11.500 tondo, ma tutto sarà determinato da il modo in cui andrà a rompere questo massimo. Secondo te come sarà, come battaglia abbastanza ardua oppure... Al venerdì di solito è ardua e beffardua. Ardue. Il top sarebbe che riuscisse nei prossimi 5 minuti a star dentro queste soglie che vi ho identificato con candele molto piccole. Se così sarà, il break si va. Quasi sicuro. Sì. Okay. In buona sostanza deve dimostrare di accettare questi prezzi.
Michele, il DAX non ha sentito per niente della info negativa delle 10. Buona cosa perché significa che gli operatori sono ancora piazzati long perché se no l'avrebbero sfruttata. D'altro canto, l'interpretazione delle notizie è sempre poi strumentale a quello che i grossi hanno fatto. Infatti, come vedete, noi è uscito dal canale lì. Come vedete, noi ci guardiamo poco le notizie, se non proprio le principali, le più importanti in assoluto, inerenti al PIL magari, o Cerchiamo alle soprattutto banche di più sapere grandi. l'ora in cui escono, Esatto. perché poi con le interpretazioni esci pazzo, perché a seconda del quadro, può avere il tuo poesimio, Certo. a seconda del quadro tecnico e a seconda di come si sono mosse, l'interpretazione è sempre diversa, e dopodiché poi viene spiegato ex post come hanno reagito gli operatori. Ma sostanzialmente perché, e chi è senza peccato scagli la prima pietra, quando si perde si va subito a cercare una notizia. Perché ha fatto così? Perché mi è andato contro? E questo succede perché la mente umana non accetta nessun tipo di fallimento senza individuare una causa, meglio un capro espiatorio. E quindi avviene codesta dinamica. In realtà bisognerebbe sbattersene i marroni e ricordarsi che poi alla fine il mercato fa quello che vuole e noi il mercato non lo controlliamo, ma quello che possiamo controllare è semplicemente quello che facciamo noi e cosa Esatto, clicchiamo noi. noi E stessi. infatti, vi ripeto, tutto il webinar di mercoledì sarà incentrato su questa cosa, cioè sul fare in modo che dove vada il mercato, su, giù, in laterale, non ce ne possa fregare di meno. Cioè, dobbiamo fare in modo di mentalizzarci per far sì che l'unica cosa che ci interessa di questo mercato è che si muova in qualche maniera. E per muoversi si muove. Se va su, giù, non ci deve interessare, soprattutto le previsioni le lasciamo a Paolo Corazon, che sa fare Che il le suo sa fare, lavoro esatto, abbastanza in bene. maniera pregevole e prezata e degna della massima stima. Quindi vediamo se riusciamo a smuovere un po' le vostre menti verso la direzione che stiamo cercando di prendere anche noi. Intanto stavo dando un'occhiata Madonna. USD/JPY di 1 minuto, abbiamo uno short, però sempre a livello di consiglio, noi consigliamo di evitare gli short perché sono un attimino più difficili da gestire, Nettamente più. sia come timing, sia come target e eventuale stop. Exactly. Vediamo soprattutto, innanzitutto, dove siamo. Siamo in una congestione, Sì. un po' come quella che ho avuto ieri notte. 61 appena breccato, non ci piace. Non ci piace neanche la Breccato. piega che ha preso il DAX perché alcune volte mi ha beffato il venerdì. E poi conoscendo questi figli di un'Androchia sono anche capaci di portarlo sotto il minimo e poi io parte il guizzo al pomeriggio con l'America e vanno a Addirittura fare il dici massimo. sotto il minimo per fare la finta delle finte, andare a prendere gli stop che servono. Ho visto ciò accadere al venerdì se non era veloce il break. Aspettiamo, gli diamo 20 minuti ancora. Nella speranza che si riproponga da quelle parti. Esatto. Le speranze de Escobar. È una canzone latina, eh? Che però italianizzata si prestava ad altre Eh sì, interpretazioni. infatti.
Altre situazioni potrebbero sfiziarsi, tipo, non so, uno sterlino a franco. Non c'è amore per la vita. Ma è uno sterlino a franco, così, eh? D'impulso. No, perché essendosi Michele che è sardo mi ha fatto venire in mente Aldo Giovanni e Giacomo quando facevano Nico, no? C'era Nochese, Sgaragagarru, Patarimannu, Franco e Apatella. Allora mi è venuto in mente sterlina Franco. Però non regala emozioni, sensazioni di essere al tutto. Vediamo qua di tirare una trend line e eventually di vedere dove casca, perché all'eventuale contatto ci possiamo proporre. La figura non è poi così malvagia. Marco ci chiede se gli strumenti del webinar del 27 saranno poi disponibili. Per chi partecipa segue... live saranno disponibili. Esatto, e il format tutto. Sarà questo. Siccome dovete stare qua... Tutto il webinar. Dovete sopportarci. Occhio al dato. Esatto. Dovete stare qua. Quindi noi durante la diretta diremo tre parole chiave di cui voi prenderete nota. E alla fine ci manderete una bella mail con le tre parole chiave e noi vi mandiamo tutto. That's it. Non c'è registrazione, ma c'è questo giochino. Esatto. E cosa importante, spuntate la campanellina del canale YouTube di Marco per avere l'informazione della live in tempo reale, perché naturalmente mercoledì faremo l'ora mattutina, come di solito facciamo, e poi in più ci sarà il webinar la sera. Quindi lo ricorderemo in tutte le nostre prossime live, che saranno lunedì e mercoledì. E anche in tutte le salse. Volumi un gazzo, una minghia, solo qua. Io ho segnato con queste due linee rosse questa candela perché è la candela benchmark di oggi, no? Dove sono verificati i volumi. Quindi finché stiamo sopra qua c'è trippa, se entriamo dentro qua, io se viene qua faccio un'operazione di scalping con una size grossa per ammazzare la perdita che faccio qua. E metto lo stop comunque di sotto. C'è lo stop comunque sotto il minimo di giornata. Una tecnica alla Tony Cioli-Puviani, con cui ne parlavamo, chiamatasi cavalleggeri. Era Antonio, sì, assolutamente, ci sarà statistica. Ci sarà la statistica per far vedere i pro e i contro di approcciare trend following e anche altre statistiche, sì, la statistica è inevitabile, anche perché giustamente se l'obiettivo è quello di lavarsene ampiamente le mani delle previsioni, ecco allora che ci vediamo obbligati a fare statistica per lavorare poi sulle probabilità e quantificare le nostre chance
in modo di andare a tarare perfettamente in maniera più scientifica possibile il money management, che poi vi spiegherà Massimo. Anche il fatto che partecipi Massimo Mondò Un valore è un aggiunto. grosso valore aggiunto, perché dovete sapere che Massimo ha una straordinaria mente matematica, e la matematica è una funzione inevitabile nel trading. Presente, no, presente direi nell'universo, perché è presente Nell'universo lo diamo in per ogni scontato, cosa. però noi ci occupiamo in maniera puerile del vil denaro che possiamo trarre dal trading, e quindi comunque. Oddio, un Marco ispirato alla Fusaro. Guarda, non posso raggiungere tali livelli di Codesti livelli. garbato e gentil italiano, però mi ci impegno. Non c'è amore, paresse. Non è vero? Questi qua sono partiti prima e ci hanno beffati, vedi? Lì ci sarebbe stato un po' di amore. Non così tanto, però. Piuttosto di niente, meglio piuttosto. Invece qua no, scatena la tristezza globale. Ho sempre visto che io sono in condizioni non topiche. Se avete delle domande o delle idee operative da condividere con noi, siamo a totale disposizione. Sì, Così date un contributo mentre io cerco di rimanere in vita. potremmo vedere l'olio crudo, ad esempio. L'olio crudo, ma l'olio crudo viaggia in zona massimi, e l'olio crudo si potrebbe anche aggressivamente comprare, però siamo già esposti sul DAX e fa schifo, perché comunque anche qua si profuma di breakout. Ok, Vincenzo, spike come quelle di Audien vanno ignorate, relativo a ieri. Andiamo a vedere Ma Audien. sì, beh, c'è anche su KDN, ma non so da cosa siano state originate, perché ieri francamente non l'ho seguito, perché iniziavo a non star bene molto e quindi non l'ho visto in real time. Si interpreta comunque così, nel senso che la trend line c'è ed è bella, la spike la ignoriamo, sì. Giovanni intanto ci fa notare il doppio massimo di DAX. Sì, doppio massimo, ma sostanzialmente anche il discorso che, vabbè, siamo comunque in area resistenza, nel senso che Esatto. sostanzialmente l'area è questa, però secondo me, vista la struttura di settimana, secondo me c'è questa idea di andare a fare il target. Tra l'altro qua l'ho tracciato la forca di Andrews, the Andrews Pitchfork. Qua ci sarebbe la linea agire sul doppio massimo, quindi vediamo
perché se sono fiori fioriranno, e se sono cachi ovviamente il resto lo sapete. Aia, se sono cachi, ma... la situazione sarà fluida. Potrebbe essere una crisi di liquidità, Marco, contenti per la Juve, ci lancia una frecciatina. Contentissimi, guarda, forse la partita più brutta dell'anno. Non dell'anno. Quest'anno si contano ampie partite giocate male, no? Secondo me, dall'anno in cui siamo tornati in Champions, sì, sicuramente la peggiore. Perché comunque, vabbè, persa col Bayern Monaco il primo anno di Conte, mismatch totale, sono più forti, e ok. Le altre poi amare sconfitte, vabbè, in finale Barcellona e Real Madrid sono più forti, passe amen. L'Atletico Madrid è forte, ma non così più forte, ma abbiamo fatto bene, quindi. Intanto, per tornare al trading, Walter, USD CAD cambiaccio, dice, allora ne propone due, USD CAD su H4, lui è in sell e ci sta, perché comunque c'era questo punto swing notevole, potenziale accelerazione, 20 pip di chance. E poi ne propone un altro che è sterlina a dollaro, che forse rompe la lateralità in cui si trova sterlina a dollaro in questo momento. Sterlina a dollaro cambia da seguire in modalità long, okay. That's it. Sì, di più momento... dir non vo. Per l'analisi sul certificato Unicredit Juve, allora barriera 0,76 secondo me rimane comunque buono, non entro troppo nel merito, ma perché comunque a fronte del risultato sportivo meno 10 emozionale, però fondamentalmente cosa vuol dire non andare ai quarti di finale? Vuol dire che praticamente ti vengono a mancare 10 milioni, 25 in caso di semifinale, 40 in caso di finale e 50 in caso di vittoria. Quindi comunque la cifra oscillerebbe fra il 5 e no, fra il 2,5 e il 10% del fatturato di Juventus, quindi poi eventualmente da valutare, però fondamentalmente un ammanco, visto che comunque, cioè, non è che puoi pianificare la vittoria o la finale. Eventualmente l'ammanco, secondo me, da calcolare è su un eventuale semifinale, quarto di finale, quindi comunque ti viene a mancare un 2,5 di fatturato, che viene compensato però da altro. La barriera sta a 40% delle quotazioni attuali, quindi ora, al di là della reazione emotiva doverosa dopo la partita, ma sostanzialmente uno scarico del 40% sul titolo a livello fondamentale non è giustificato da una mancata qualificazione a quarti o semifinale. Quindi, secondo me, si riassesta. Poi dopo vediamo, perché io sul passaggio della Juve non ci giocherei neanche un centesimo. Ahia, questo è brutto da dire per uno che comunque tifa. Ascolta, quando tu tifi, quando tu scommetti, se scommetti lo fai come il training per vincere, lo devi fare con la testa. No, non col cuore in quel caso. Insomma, devi andare a recuperare, loro sono nella condizione di fare la loro migliore partita, cioè difensiva, a chiudere spazio, e tu non hai centrocampisti di costruzione, ergo i miei due centesimi non li metterei su Juve, bensì su un X2 e su un under 2,5. Anche betting. Adesso facciamo anche la bolletta.
Ecco, Michele è già super. Per ora Michele è meglio, meglio. Anche il mago quantico è uno schifoso milanista. Schifoso. Come mio padre. Come mio padre. Per ora Michele è meglio non parlare troppo. Speriamo in un eventuale approdo in Champions quest'anno. Però stiamo tranquilli. Attendiamo con Piantec. Abbiamo trovato un po' la quadra della situazione. New Zealand dollar, sella mercato H1. Vediamo subito per Walter. Finestra grafico. In H1. In D1. È in una fase un po' interlocutoria. Attento però Walter che ha fatto questa grossa candela e vale sempre anche qua la regola che non è più come una volta, adesso se ti ritracciano il 61 cosa ti tende ad fatto? Uscire, sì, addirittura anche si è riappoggiato su 61, 2, 4, 6 ore in inside di questa e con appoggio è un po' a rischio questo trade. Metterei uno stop stretto sopra il massimo dell'ora precedente, quindi 0,68 tondo mi proteggerei. Luciano chiede cosa pensiamo su USCAD sell a lungo termine. USCAD è difficilissimo da interpretare, io me lo aspettavo qua a 1,30-80, ma sta facendo fatica, cioè, comunque il dollaro vende cara la pelle. Sì. Decisamente. Comunque una ripartenza del dollaro ci potrebbe anche stare, cioè vediamo che cambio che a me non piace tanto. Giuliano mi chiede se uso strategia di hedging per evitare l'annoso problema di stop loss consecutivi. Raramente, però a volte sì. A volte sì. Però tendo ad usare molto gli hedging quando sono sui minimi e vado long. Questo sì. Ecco qua la forca di Andrews ha fatto vedere un po' di resistenza dinamica. Ma vediamo 1-2, vediamo se mantiene. Anche questa situation eventuale, e qui avrei illuso, invece qua c'è miseria, il nostro povero Fuzzi. Vincenzo ti chiede sempre inerente al titolo Juve. Se andasse alla barriera superiore, se venisse chiusa la posizione in automatico, no? Ma se va a bonus, sì. Ci metti lo spread denaro letter a liquidarlo prima. Non che sia un grosso problema, però, insomma. Eventualmente, se sei tranquillo che ti arriva a... puoi tenere. Walter poi chiede se gold è da interpretare ancora long. Per me sì, il mio target per l'anno è 1500. Poi Michele chiede se tradiamo l'Amex Olanda 25. No, non lo conosco. Olanda mai visto forse nelle più conosciute? No. Piattaforme che abbiamo utilizzato. Non lo conosco Michele, quindi non ti so dire, non mi avventuro in altre considerazioni. Ma... stavo dando un'occhiata al nostro buon Rock Band che in D1 sa il fatto suo, cioè già lo sa in M1,
fatto solo l'uno, avendo livelli più precisi, meno rumor di mercato, funziona veramente molto bene. Oh, ho rotto la trend line inferiore. Un po' sui generi sta trendline con la giusta per vedere se c'è un appiglio di speranze, di esperanze. Oh, finalmente siamo arrivati a 50 spettatori, questo non l'avevo mai visto. No, l'altra volta non di più. Vediamo l'ora che arrivi mercoledì per farvi conoscere parte dei nostri lavori che durano ormai da mesi, Per farvi entrare da nella anni. mente del serial killer. Un po' di roba perché sta diventando un po' barocco questo grafico e non mi piace, non inizia ad essere così la cosa, no? Secondo Michele atterra di nuovo sui 400. Però sì, è un prezzo che ci sta perché comunque sono i minimi. Oh, interessante, Abbiamo una 61 combination lire. tra apertura massimo di questa candelona, che è quella che esprime massimo i volumi di oggi, e 61,8 del range di oggi. Ergo, se mi viene la gallina, se arriva qua, compro un DAX intero per 10 punti di 250 euro sotto maglior. Non Se va, se no me lo fanno loro a me. Non è bello. è bello, Massimo. No, Sandro. Raimondo. Ad ogni modo, Michele, se atterra a 400, c'è probabilità che poi allunga 11.380, per quello lo stop è lì. Poi volendo fare i poveri si può stringere anche a 11.410, perché se ti brecca questa È quasi sicuro che andrà a prendere il è 400. sì. O quantomeno altamente probabile, immagino. Sì, Marco? esatto, i volumi, Marco, sono tutti qua, tra 4,27 e 4,11, sono stati sviluppati poi da questa candela che la si vede qua. Appunto testato come resistenza la chiusura della barra del primo minuto di contrattazioni, rotta, ritestata. Pure l'analisi tecnica non funziona, però allora cazzo, perché qua rompe e poi diventa supporto, cioè le cose base. Un cacciavite a taglio funziona o non funziona? Se sai la vite a croce non funziona, però se sai la vite a taglio funziona. Forchetta funziona se devi bere il brodo, cazzo, vedete il brodo alla forchetta, no? Non è che funziona o non funziona, è l'utilizzatore dello strumento che funziona o non funziona. Non Sta a noi capire. Se mi dai in mano una Formula 1 arrivo ultimo, anche se mi dai la Mercedes, no, La la McLaren mi fa cagare. McLaren è Se mi dai sicuro, la eh? McLaren Non arrivi, non parto neanche. La posso Mercedes. Vabbè, oggi siamo vintage tra Schuster, Mercedes, ma Nico. poi molto tedesco, devo dire anche, Sì, cioè. c'è la croccanza Ma anche perché queste addosso. cose così brutte? Non so, mi sono svegliato Beh, Mercedes, teutonico. cioè, parliamo di Ferrari, grandi test, Leclerc, novità.
Se sono russo non riesco a capire l'italiano. Oltre Vabbè. Ah sì, ne ho un anzi sacco di amiche iniziamo. russe che parlano italiano in realtà. Sì, è molto apprezzato. Soprattutto come mi dicevi anche tu, confermavi anche tu, San Pietroburgo ad esempio, è una città dove siamo molto apprezzati, ma in generale alla Russia, alla gente Dipende com'è la russa. vita, Tiziano, ti devi comunque arrangiare, sì. Ancora tanto tanto ce la fai, però sarebbe buona cosa e giusta usare gli strumenti giusti con le Esatto. cose giuste. E se a taglio la vite L'optimum, e a croce il cacciavite, lì non puoi fare nulla. Oh, anche SP, Michele, piccola flessione, no, that's Slavic language, Antonio. vabbè. Eppura. Ma anche abbastanza ostico comunque. Perché è pura. È una delle lingue che non è mai stata modificata nel tempo, è lo stesso di molti, molti anni fa, come il tedesco, infatti sono le più difficili, forse. Marco dice, tutti gli strumenti funzionano, solo che noi non li conosciamo in modo profondo, ma funzionano o non funzionano? In realtà non conosciamo noi stessi in modo profondo. Momento psicologico Sì. E anche spirituale, della aggiungerei. serie, no, proprio psicologico, molto, molto freudiano nel senso. Allora, quando noi mettiamo i soldini dentro il mercato, ci esponiamo al rischio e sostanzialmente poi il soldo corrisponde alla preda per l'uomo delle caverne. Quindi l'uomo delle caverne, se si perdeva la preda, se gliela rubava qualcuno, crepava di fame. Quindi noi il soldo lo consideriamo la stessa stregua, quindi cioè comunque già il fatto che lo mettiamo in gioco nel trading, in gioco, in palio, in posta, mettetela come volete. Mettiamo a disposizione, mettiamo a rischio nel trading, è già una forzatura della natura di quello che faremmo normalmente. Dopodiché, appunto, c'è la non conoscenza, l'ignoranza proprio nel termine, nell'accezione pura del termine, di tanti fattori che giocano nel mercato e ancor più l'ignoranza, cioè non conosciamo effettivamente le probabilità che abbiamo a favore o a sfavore, perché naturalmente siamo in un ambiente aleatorio, ma a volte non conosciamo neanche le statistiche. E quindi comunque questa non conoscenza di quello che potrebbe succedere, di quello che possiamo aspettarsi, mica stai facendo, unita al fatto che comunque non stiamo andando comunque a fare un'attività che non è naturale. Questo provoca grossi problemi. Se poi ci mettiamo anche di più di quello che possiamo permetterci, la frittata è praticamente fatta. Quindi, secondo me, per quadrare il cerchio, numero uno, se mettiamo in piedi una strategia, conoscerne le probabilità, conoscere le sequenze di possibili perdite consecutive, vincite consecutive. Conoscerne a fondo proprio la costruzione, i pro e i contro, e dopodiché metterci i soldini giusti e avere un bel algoritmo di money management, quello che faremo mercoledì prossimo, farvi vedere tutte queste cose per cambiare un attimino la mentalità. Perché poi tanto ci si scanna anche sui social su cose che però non sono prioritarie, tipo ma tu che percentuale di operazioni vincenti hai? Chi se ne frega, non è così decisivo, anzi, Lo faremo vedere mercoledì lo facciamo perché. vedere, eh sì, cioè è decisivo entro un limite minimo che devi avere, ma dopodiché si possono fare egregie cose con percentuali che possono sembrare infime, tipo 45%, e invece si può fare bene col 45%, con l'1 a 1.
Un'altra presunzione sbagliata che c'è è il pensare di applicare tutti gli strumenti sempre, cioè come se le condizioni del mercato fossero sempre uguali. Vedete, visto che c'è Michele che è sardo, il mese agosto va in giro col Moncler. cioè, immagino di no, cioè, poi magari c'è l'eccezione, però non penso. Allora, Giuliano, Marco ha indicazioni particolari per capire se una giornata sarà molto direzionale, quindi volatile o meno? Sì, se tu metti un grafico H1 e hai le prime due candele che ti formano un pattern candlestick chiamato separating lines, fondamentalmente due maruozu de fila di cui una chiude e l'altra apre allo stesso livello e vanno in continuazione, tendenzialmente avrai una giornata direzionale, soprattutto se le prime due candele sono entrambe rialziste. A ribasso dipende quanta volatilità scaricano e dove arrivano sul minimo. A rialzo, se hai le prime due ore positive consecutive proprio, cioè quindi due maruozu che partono, quasi sicuro che quantomeno ti tira fino all'apertura dell'America a 15:30. E aggiungerei pure un'altra cosa in questo caso come pattern, visto che comunque l'ho visionato tanto sul DAX, proprio sul DAX, che nel caso in cui hai una seconda ora che è un outside della prima, ok, quindi abbiamo la seconda ora del DAX che è più grande sia come massimo che come minimo rispetto al massimo e al minimo della prima ora, solitamente il movimento viene rimangiato. Ah, se fa un engulfing. Sì, se fa un engulfing nella seconda ora, nelle ore successive, terza, quarta, quinta, fino a metà giornata, solitamente, va contro. E va a riprendere l'apertura della candela stessa, della seconda ora. Ad ogni modo, ecco, un altro dato interessante è se tu hai avuto tre giorni consecutivi di range in compressione, le probabilità di andare in espansione e di superare il range tipico del DAX, che è circa l'1,25%, quindi comunque sarebbero 114 più un'altra trentina, 150 punti. Ecco, se tu hai avuto tre giorni in compressione di volatilità, quindi range più piccolo, range più piccolo, range più piccolo, al quarto giorno hai tipo 7 probabilità su 8 che ti scarichi almeno 150-180 punti, questo sì. Okay. Abbiamo dato qualche pattern orario. Michele si chiede se non vogliamo staccare alle 11. Per forza noi non vorremmo cose, mai, infatti. Non vorremmo mai, però dovete sapere che siccome oggi sono in vena di citazioni, ho un cellulare da sogno, ho un mouse della Logitech da sogno, ho una villa con vista mare da sogno, ma quando mi arriva la bolletta dell'elettricità perché ho 18 schermi da 1500 euro, è un incubo. E quindi devo andare a sentire se è vero il calcolo della società elettrica, perché magari non ho sbagliato, l'altra volta ho pagato 600 euro, stavolta 1565,31 e vogliono anche quelli. 31. Vado a informarmi se è vero che è così. E comunque non chiuderemo alle 11 perché chiuderemo all'ora finale, quindi saranno 11:02. Ma in ogni modo con 63 punti di DAX. Future. Potremmo pagarla. Quindi stiamo comprando qua, si va a 5,12. Ah, Marco ci dà un'altra statistica, dice che dopo lunedì e martedì in salita il mercoledì è sell, si dilettano anche loro, giustamente bisogna stare molto attenti a queste cose perché sono informazioni importanti che possiamo prendere, cioè la base statistica forse è tutto. Sì. Anche se trading day of the week tipo stile Larry Williams non l'ho più approfondito perché alcuni pattern di Larry poi sono cambiati nel tempo, ad esempio lui faceva vedere il primo giorno del mese estremamente positivo, ultimamente raramente è così, se non a gennaio, quindi comunque
chiedo a Marco se hai raccolto dei dati approfonditi su questa cosa, perché io di questi studi sulla giornata non ne ho più. Dopo con Matteo Sanno, mio programmatore, abbiamo in tanti sistemi, soprattutto quelli che lavorano daily, abbiamo i filtri su quale giorno della settimana utilizzare, e qualche test lo facciamo, ma non tanto perché sia una funzione che realmente utilizziamo, perché non ci credo molto, perché poi sono effetti delle condizioni nelle quali ti trovi. Però ecco, dai backtest che abbiamo fatto a livello di giornate non abbiamo trovato grande riscontro su questa cosa in realtà, o comunque non un modo di trovarci un vantaggio. Dopo, se la statistica c'è, vai eventualmente a filtrare poi quello che viene fatto nelle prime 2 ore. Poi di 612, e penso, perdonami la battuta, penso tu sia un essere umano, non un robot con un nome così. Usiamo le estensioni di Fibonacci? Sì, mi piacciono anche parecchio. E poi tra l'altro, più dicono nei social che non va bene Fibonacci, così più mi viene voglia di usarlo. Proprio per una questione di controtrend, no? No, ma perché il mio ragionamento sempre di ordine psicologico, cioè dico, se tu devi essere un trader, no? E comunque devi avere freddezza, un ego sotto controllo, e hai così tanto ego, e nel momento in cui hai così tanto ego e parli male di una determinata cosa, faccio 1+1, e in linea teorica non sei fenomenale, quindi comunque se non sei fenomenale faccio l'opposto di te. Ok. Okay, cioè, ti uso a contrarian. Primo libro che mi viene in mente da consigliare, dipende, Larry comunque, Williams, ma dipende anche dal livello di partenza, oserei dire. Larry Williams, perché non interessa tanto se le statistiche che faceva vedere lui al tempo sono cambiate. Larry Williams ti insegna a dare il peso alla statistica. E penso anche Bollinger sia molto valido, perché si parla di volatilità, sì, una cosa che non cambia spesso nel mercato. Come funziona. Però allora, se vuoi fare la volatilità, meglio Northington. Okay. De Mark, un altro autore da leggere, sì. Anche lì sequential e altre cose che fa De Mark, purtroppo superate, ma è l'approccio matematico e l'idea di costruirsi delle regole che aiutino a essere disciplinati, che ad avere molto senso. Toby Krabel, anche superato, ma interessante, pesavento. Quando leggete, non leggetelo in stile imitazione, brutta copia di, ma leggetelo cercando di capire dove l'autore è andato a mettere l'attenzione, di modo che voi andiate a mettere l'attenzione alla stessa maniera, ma nella vostra, col vostro stile, col vostro approccio, in modo che appunto si apra, vi si apra la mente e andiate comunque a vedere le cose importanti, perché poi alla fine dove hanno scritto gli autori e dove ci sono le cose importanti da sapere e dove ci sono poi i punti salienti. Noi, penso, allora, prima di lasciarvi, intanto Marco, due cose. Ricapitoliamo l'operazione e eventualmente come andrà a modificarla successivamente, e poi faremo vedere ai nostri spettatori anche come gestire il nostro canale YouTube. Quello lo fa lei. Sì, allora, sì. Operazione di oggi. Allora, è entrata 11.453 ad Capram, nel senso, tradata l'idea e non il prezzo. Stop 11.398 sotto sostanzialmente il minimo daily di oggi, allungo a 11.500 tondo, quindi abbiamo 47 punti, facciamo 50 punti per arrotondare. Mia regola: 80% del target fatto, tiro training stop a pari, 80% di 50, voi mi insegnate che è 42,
quindi sostanzialmente intorno a 11.490 la faccio abbreviata, se allunga a 4.90 tiro stop a pari e chi si è visto si è visto, e adesso vediamo se appunto saranno fiori o cachi come dicevo prima. Per il resto sì, lascio la mano al mago quantico. Allora io... Quantum Wizard, che vi spiegherà come usufruire dell'iniziativa eccezionale, ma che appunto si spera non sia eccezionale, ma sia un format, di mercoledì prossimo, 27 febbraio, dalle 20.15 alle 22. E chi non vi partecipa, per dirla alla Jalapas Band, è un sacripante. Allora, cosa importante per tutti voi è andare a selezionare la campanellina sul canale di Marco Tosoni, e naturalmente perché vi dico questa cosa? Perché selezionando la campanellina vi sarà possibile vedere quando saremo dal vivo, e addirittura vi arriverà anche la notifica sul cellulare, se lo permetterete anche da cellulare. Quindi molto importante sia per le live lunedì e mercoledì mattina, sia per quanto riguarda, molto molto importante, il webinar di mercoledì sera, nel caso voi lo dimentichiate, ma spero di no. È vero. Detto ciò, noi ci rivediamo lunedì. Metto esatto. La videocamera nostra in prima. Oh, così ci vediamo belli grandi. Detto ciò, vi auguriamo uno straordinario weekend pieno di grasse, ricche soddisfazioni. Perfetto, perfetto. Vi salutiamo e buon weekend a tutti. È stato tutto molto bello, buon weekend a tutti. Buona giornata.